Salve a tutti ragazzi, oggi è il 29 dicembre e per finire l'anno ho pensato di fare una bella creepypasta su Fievel, il mio topino dei cartoni animati preferito. Lo sappiamo tutti noi che il topo più famoso del mondo è Topolino, ma a me piace di più Fievel. Bene. Per questo speciale di fine anno, godetevi questa inquietante creepypasta. Ciao, mi chiamo Tom, di cognome Sawyer. Che coincidenza, proprio come quel personaggio protagonista di quel romanzo ottocentesco. Noi non ci possiamo vedere in volto, perché purtroppo la finestra è chiusa e non ci sono i vetri, ma potete vedere la mia ombra. Io adesso vi voglio raccontare un fatto molto, molto inquietante. Ed è per questo perché sono chiuso in questo manicomio. Quando è successa questa incredibile vicenda, io avevo 7 anni all'incirca. Io sono sempre stato un bambino molto serio, non zoccherellone, e ubbidivo sempre a quello che mi dicevano i grandi. Sì, ero proprio un ragazzo serio e obbediente. Mio fratello aveva 4 anni. Un giorno stava vedendo la TV. Si stava vedendo uno dei suoi cartoni animati preferiti. Non lo so, forse mi pare che parlava di un cane che insieme a 4 strane persone andavano in giro a cercare fantasmi. Ma non lo so con precisione. Un giorno mentre guardavo appunto la televisione, andò tornando verso nostra madre e gli disse: "Mamma, mamma, e a novembre esce un film, ad animazione con dei topi. Andiamo a vedere per favore, a me piacciono tanto i cartoni animati sui topi film." A me non mi piaceva molto uscire e quindi implorai a mia mamma di non portarmi e di farmi rimanere a casa con il papà. Però mia madre insistette e dovetti venire pure io. La storia parlava di questo topolino che aveva circa 7 anni come me. Lui era andato a fare un viaggio e si era imbarcato per andare in America con la sua famiglia. Ma durante il viaggio precipitò e andò in mare. Fortunatamente sopravvisse e ha iniziato una lunga avventura per ritrovare finalmente la sua famiglia. Alla fine del film, fortunatamente, dopo tanti pianti, riuscì a ritrovarla. Non era poi così tanto noioso, dissi dentro di me. All'inizio ero un po' strappalacrime, ma le canzoni e il finale erano veramente buoni. Qualche anno dopo, mio fratello andò di nuovo da mia madre e gli disse che usciva il seguito di quel film. Questa volta il topolino andava nello West e diventava un pistolero. Anche questo non era niente male. E dopo qualche anno mio fratello ed io eravamo finalmente diventati adolescenti. Ma uscì il terzo capitolo.
ed io fu costretto a venire un'altra volta. Harry, hai più... ormai siamo grandi, non puoi più vedere queste buffonie per bambini di 4 anni. Ma a me mi piace, disse mio fratello. È la mia vita, questa saga. E dopo di questo film, sì, avete intervenuto bene, l'ultimo quarto. Fortunatamente, era l'ultimo capitolo della saga, ma non c'era un vero e proprio lieto fine. Così anche una serie animata, e questa volta fortunatamente non si è più né un film, né una serie animata, né un remake live action, né un videogioco. Ah, mi scordavo, avevano fatto i videogiochi, la certificata franchise. Mio fratello mi chiese di comprargli pure i DVD, di vedere la serie animata e della quadrilogia. Sembrava completamente fissato con questa cosa, forse sul motivo. Il protagonista era troppo carino, che fa pure di me. Passò tempo e io crebbi, e all'età di 20 anni avevo una moglie, dei figli e lavoravo in un'azienda. Bene, andiamo a tutto. Questa fu letteralmente la cosa che fece traboccare il vaso. Un giorno lasciai mio fratello dopo aver mangiato una pizza con lui, e lui mi disse: ciao Tom, io mi vedo quel cartone che mi piaceva tanto da quando avevo 4 anni. Ok, dissi io, e me ne andai. Passò una settimana da quando lo lasciai, e mi venne nostalgia di lui, e decisi di tornare a trovarlo. Non rispose al citofono. Allora io presi la scaletta ed entrai dalla finestra, perché avevo sentito qualcuno gridare. Quando entrai nella stanza da cui c'era la finestra, trovai mio fratello Harry, tutto vestito di rosso, con un cappellino blu in testa, pantaloni blu, e camminava a piedi scalzi. Abbrassava un suo amico d'infanzia, e mentre lo abbracciava gli diceva: ah, tigre! Tigre, ma che stai dicendo, Harry? Gli disse il suo amico. Uno, non sono una tigre, e due, non mi chiamo tigre. Mi chiamo Larry. No, cosa stai dicendo, tigre? Tu sei il mio migliore amico. A proposito, perché oggi sei vestito tutto, ma proprio tutto? Tu di solito vesti vesti di una maglietta viola e poi vai a culo nudo. E poi io non mi chiamo Harry, io mi chiamo Fievel. Ah, Tom, sei qui, per favore allontana da me tuo fratello, sembri imbassito. Ma che cosa gli sta succedendo? Io e l'amico di mio fratello scappavamo mentre lui si inseguiva. Finalmente lo seminammo. Chiamai subito la polizia. Polizia, mio fratello, quello che abita nella casa vicino alla chiesa, è impazzito. Diceva al suo migliore amico tigre, e poi era vestito stranamente. Sembrava un pagliaccio veramente. Aveva solo la maglietta blu, i pantaloni blu, una maglietta rossa con i bottoni, un cappello blu, e camminava a piedi nudi.
La polizia venne. Io e la polizia ci dirigemmo verso la casa di mio fratello. Non appena vide la polizia, lui esclamò: "I cactus gatti!" Prese le pistole e sparò uno dopo l'altro. E i poliziotti, quando furono colpiti, gettarono un grande urlo. E poi cadero a terra uno dopo l'altro, completamente stecchiti. Il capo dei poliziotti disse: "Ehi, ma che è tutto questo sfrasello?" "Fermo là, Mr. Crudelio." E gli sparò. E il capo dei poliziotti era vicino alla finestra. Non appena fu colpito dal missile, precipitò. Non ebbe neanche il tempo di morire per il colpo di pistola, perché morì non appena atterrato. "Harry, che diavolo stai facendo?" "Tania, ti ho salvato da Mr. Crudelio." "Chi è questo Mr. Crudelio?" "Non ti ricordi? Quel gatto nero che voleva trasformarsi tutti in Topo Burger." "Io penso che tu non hai perso qualche rotella, ma come ti permetti? Tu non sei un assassino, sei sempre stato buono come me." "No, Tania, io sono stato buono con te. Ti ho salvato da quei bassi infuriati." "Io non si capisco niente", disse dentro di me. "Aspetta un attimo." E poi corsi via. Supplicai mio nonno a venire a casa di mio fratello Harry. Quando lui lo vide, fece una faccia stupita. "Allora, Harry, chi è questo?" "È Lucky lo ratto!" E gli sparò contro. A mio nonno ha dato letteralmente il colpo di grazia, perché stava morendo, ormai era molto anziano. "No! No!" gridò io. "Harry, tu non sei mio fratello," gli dissi. "Tu sei un assassino." "No, Tania, ti ho solo salvato da Lucky lo ratto." "No, Lucky lo gatto, perché lui in realtà è un gatto." "Tania, io non so che ti sta succedendo. Io sto solo dicendo la verità. Non ti ricordi quanto hai pianto per me quando mi sono perso in America? Mi sto facendo del bene. Non ti ricordi tutta la nostra vita? Quelli sono solo dei passi. Io ho salvato tutti. Sono un eroe del West." "Mi dispiace, ma sono costretto a chiamare un manicomio." Prima di tutto gli misi una camicia di forza per tutto il corpo. E poi chiamai il manicomio, che guarda caso era vicino al cinema dove abbiamo visto tutti i 4 film. "Tania, sei un'ingrata. Non capisco cosa stai facendo. Io sto solo dicendo la verità. La verità, un cazzo!" E gli chiamai uno scafo. "Aia! Tania, adesso ho capito chi sei veramente. Tu sei il mostro della notte che mi perseguitava." "No, io non sono nessun mostro della notte." "Sì, se mi tratti così non sei mia sorella, sei solo il mostro della notte." Io, duramente offesa, duramente offeso, mi stavo piangendo. Poi notai qualcosa di strano. I suoi capelli
stavano diventando sempre più marroni. Le sue orecchie stavano diventando sempre più grandi e larghi. Il suo naso diventò simile a quello dei pagliacci. E la sua faccia, che era tutta ricoperta di sangue, diventò un po' più chiara. Gli spuntò la coda. Io chiusi gli occhi per lo spavento. Quando riaprì gli occhi, davanti a me c'era solo un essere umanoide, simile ad un topo, che ruggiva come un leone. Finalmente il manico mi arrivò. Allora, chi dobbiamo rinchiudere nel nostro ospedale? Mi chiese uno degli ufficiali. Dovete mettere in manicomio questa, disse mio fratello, che si coprì la faccia con il cappello per non fare vedere che era un topo umanoide. La sua voce intanto era diventata più simile a uno scricchio. E perché lo dovremmo mettere nel nostro ospedale? Questo è un mostro, un vero e proprio mostro. Meriterebbe di essere mangiato dal grande topo robot di cui mi raccontava sempre mio padre. Presto rinchiudetelo, altrimenti farà danni. Questa non è mia sorella, è un mostro. Ed ecco come sono capitato qua. Vorrei tanto che questa storia non fosse mai accaduta. Beh, sento dei passi provenire da qui. Penso che stanno venendo. Penso che stanno venendo ad uccidermi. Sì, perché io ho sempre insistito. Io ho sempre cercato di far credere loro che tutto questo fosse vero. Ma loro non mi hanno mai creduto e penso che ormai stanno venendo ad uccidermi. Io vi do solo un ultimo consiglio prima di prepararmi al sogno eterno. Non fate vedere mai ai vostri figli o ai vostri fratelli film stolzinati con una storia bellissima. Potrebbero essere così ossessionati da credere di essere il protagonista e iniziare a fare atti omicidiosi. Ma che cosa? No, non ti prego. No, no, no.